e gli occhi neri, gli occhi del diavolo. Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale per questo nuovo video unboxing, un flash unboxing dedicato a un prodotto che ho acquistato alcuni mesi fa. Finalmente ho avuto modo di vederlo e quindi ci tenevo a farvi questo unboxing. Si tratta di un prodotto import. Vi avviso subito che è un prodotto che non contiene la lingua italiana, nonostante sia un prodotto italiano, o meglio una coproduzione italo-spagnola. Il film in questione è Monster Dog, Il Signore dei Cani, film diretto dal regista italiano Claudio Fragasso. Era il 1984 per questo horror che ha come protagonista Alice Cooper, edizione che comprende però soltanto la lingua tedesca e inglese, purtroppo. Io l'ho acquistato, oltre al fatto che comunque comprendo il tedesco, quindi per me non era un problema visionarlo anche in lingua tedesca. Il film è uscito in Italia soltanto in DVD, però questa è un'edizione distribuita dall'etichetta Camera Obscura che contiene un bel po' di contenuti speciali interessanti che tra poco vi mostrerò, e questi contenuti speciali la maggior parte sono in lingua italiana. Quindi, visto che il prezzo era piuttosto accessibile, costava poco più di 20 euro, quindi ne ho approfittato. Il film l'ho rivisto, la qualità è piuttosto buona, nonostante sia un B-movie, però ripeto, l'ho acquistato principalmente per i contenuti speciali, anche perché il film ce l'ho ancora in DVD, in lingua italiana. Però niente, adesso voglio mostrarvi velocemente anche il packaging di questo mediabook e poi vi mostro anche i contenuti speciali. Diamo quindi un'occhiata più da vicino a questo bel mediabook con questo bel artwork che hanno utilizzato per il film Il Signore dei Cani, conosciuto principalmente con il titolo Monster Dog. Edizione combo, comprende sia il disco in Blu-ray ma anche nel disco DVD. Camera obscura, qui abbiamo nella costina il titolo inglese Monster Dog, chiedo scusa se c'è poca illuminazione, e qui sul retro troviamo quindi le specifiche tecniche. Nel frattempo in sovraimpressione troverete anche alcune immagini del disco e tra poco vedremo anche gli extra. Per quanto riguarda l'audio, troviamo solamente lingua tedesca e inglese in 2.0, sottotitoli in tedesco. Film diretto da Claudio Fragasso con lo pseudonimo di Clyde Anderson. Come attori abbiamo Alice Cooper, Victoria Vera, Carlo Santuirio, Pepa Sarsa, Pepita James e Emilio Linder. Come già detto, è una coproduzione italo-spagnola. Passiamo un attimo ai contenuti speciali prima di passare all'interno del mediabook, che sono piuttosto interessanti. Abbiamo innanzitutto un'intervista fatta con l'attore e il cantante, più che altro, Alice Cooper, dal titolo Ballad of Vincent Raven. Questa è un'intervista in lingua inglese con sottotitoli in tedesco che dura 26 minuti e qui racconta praticamente che questo film ha deciso di girarlo proprio mentre stava uscendo da un problema di alcol. Era appena stato tra virgolette rilasciato dalla clinica dove era stato in cura e quindi è stato più che altro un motivo di necessità di tornare a lavorare e ha scelto di partecipare a questo film. Poi passiamo al prossimo extra, che invece ha come titolo Lord of the Dogs. Questa è una lunga intervista di 43 minuti in lingua completamente italiana e qui abbiamo delle interviste fatte con il regista Claudio Fragasso, con la sceneggiatrice Rossella Drudi e anche con Roberto Bessi. Mentre prossimo extra, molto più corto, anche se un po' meno interessante, dura poco più di 2 minuti, è fatta con Antonello Gehling dal titolo A Bark from Hell. Peraltro, come già lui stesso dice all'inizio dell'intervista, si ricorda quasi poco e nulla di questo film. Anche questa comunque in lingua italiana. Completa il comparto extra poi il trailer e delle scene eliminate. Quindi questo è il comparto extra piuttosto ricco e interessante. Io ho visto già tutti gli extra e vi posso garantire che comunque per chi è un amante di questo film, ma per comunque chi ha apprezzato questo film, questo B-movie, i contenuti extra sono interessanti da vedere. Diamo un'occhiata quindi al mediabook, apriamo il mediabook, troviamo il disco 1080p qui sulla sinistra, questa è l'immagine sullo sfondo,
e vediamo, sfogliamo il booklet che è fissato all'interno. Avviciniamoci un po'. Tanto testo ovviamente in lingua tedesca e varie immagini, vari schizzi. Ecco qua, Antonello Gehling l'ha fatto lui. Molto testo, quasi tutto testo purtroppo. E qui abbiamo il disco in DVD con audio sempre tedesco e inglese in Dolby Digital. E quindi questo qui è il bel media book dell'etichetta Camera Obscura, che è stato rilasciato nel 2019. Bene, quindi questo era l'unboxing dedicato al film Monster Dog. Per chi fosse interessato lascio anche il link in descrizione, ma anche sul canale Telegram. Edizione che io consiglio per chi già tiene questo film in DVD e volesse recuperare questa edizione media book tedesca per i contenuti speciali. Per chi come me è appassionato di contenuti extra, è sicuramente un ottimo supplemento. Io vi ringrazio di aver seguito questo video unboxing e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!